Cantù. Come mai Sebastiano Marino, che ha insegnato per tanto tempo nelle scuole canturine, ha questa voglia di creare nuovi quadri? Cosa vuole esprimere in questa sua mostra? La voglia non è mai, diciamo, passata. È da tanti anni che, dopo l'ultima mostra che ho fatto presso il Macadam, via Rebecchino, no? L'ho gestita la signora Bruni, che adesso purtroppo è deceduto, e cui a lui va questo pensiero anche per la mostra. E ho pensato, ho sempre continuato, perché è sempre dentro di me questo desiderio di dipingere. Ho aspettato l'occasione opportuna, anche perché fare delle mostre non sempre, diciamo, è produttivo, perché non serve la mostra solo per mettere in mostra quello che si fa, qualsiasi cosa. Bisogna fare una selezione, bisogna sempre aspettare. Poi c'è stata l'opportunità che mi ha dato la Procantù, allora ne ho approfittato, e grazie anche al patrocinio del comune, eccomi finalmente, dopo quasi 10 anni, a rappresentarmi al pubblico canturino. Bene, la Procantù ha organizzato naturalmente questa mostra per ringraziare Marino, Sebastiano, per tutta la sua attività di volontariato che fa non solo nella Procantù, ma anche a livello di Cantù, della città di Cantù e di tutte le altre cittadine vicine, tutti i paesi vicini. È un grazie quindi per te. Questo personaggio che si chiamava Kroll, il quale per tutta la vita portò dentro di sé, sebbene tentasse in tutti i modi di liberarsene, però portava dentro di sé il campanile, quel campanile nativo che cercava di abbandonare, di dimenticare per superarlo, però affiorava sempre. Qualsiasi cosa facesse, questo campanile riaffiorava ed era sempre evidente, come è sempre evidente, direi, nella pittura di Sebastiano. In lui forse i campanili sono più di uno, come dicevamo, sono 2, 3, 4 campanili. Però questi campanili li possiamo scorgere praticamente in ogni quadro. Questo secondo me è proprio l'aspetto fondamentale delle opere della pittura di Sebastiano Marino. Sebastiano, ogni tanto devi anche parlare, tocca a te, dai. E parla, dai. Devo semplicemente dire grazie a Tiziano per le belle parole, grazie perché è stato sempre uno stimolo, mi hanno sempre incoraggiato a continuare su questa attività. E io ascolto e colgo il meglio, soprattutto quando gli amici mi danno consigli sinceri. E per me è molto importante. Un grazie particolare a tutti gli amici della Procantù che mi hanno consentito di fare questa mostra. Grazie. E grazie ai presenti.